Bademie, bentornati di nuovo su Borderland 1. Eravamo arrivati qui, dovevamo consegnare la missione al dottor Zed, che abbiamo distrutto il nostro Cielo mi fulmini, Nine hai ucciso Nine Toes. Dovresti offrirmi da bere per festeggiare. Toes. Nel frattempo controlla i tabelloni per trovare altri lavori. Perfetto. Ok, ci dà un mod granate. A caccia di un Sai lavoro. ciò che hai bisogno di E sapere. adesso qui possiamo controllare il nostro tabellone. Non c'è molta vita da queste parti. Oh, perfetto. Abbiamo due missioni. TK un altro lavoro e Scooter che ci darà sicuramente il veicolo. Ora puoi lavorare su più di una missione alla volta. Vabbè, questo lo sappiamo. Ehi, sei tu quello che risolve i problemi quando uno te lo chiede? Il Catch a Ride vicino Firestone è più a pezzi della cosa tra le gambe della mia cara mamma. Apprezzerei davvero se ci dessi un'occhiata. Al sistema, non alla mia mamma. Si trova in fondo a una tana di skeg, non so se mi capisci. Perfetto. Allora, quindi praticamente io direi di vendere tutto quello che non ci serve più. Infatti noi abbiamo questa pistola che non la useremo e questo mod granate che è più scarso di quello che abbiamo attualmente, che sono adesive e hanno più danni. Quindi controlliamo il Catch a Ride così almeno possiamo ottenere il nostro primo veicolo qua su Borderland. Attenzione, vediamo. Attenzione, è uno psycho. Non sei uno skeg, vero? Adesso 40 volte. No? Buon per te. Cappa, nuovo Sparo lavoro. solo agli Oh, skeg. per fare O quasi. l'albero, raccogli i semi e una gamba per TK. Ok. Allora, questo qui è un Serve qualcosa? un Sì, altro piccolo boss. Potrebbe darci un'arma interessante. Praticamente non dobbiamo fare altro che uccidere lo Scar, che è praticamente uno skeg boss. Dobbiamo uccidere lui che in teoria ci darà la gamba di TK. Così ci prendiamo una gamba. Sì, perché se non l'avete notato, quel vecchietto lì, gli manca una gamba. Quindi andiamo direttamente da questo Scar. Attenzione, mi sono ammazzato io. Ah, mi sono messo due punti abilità, raga. Uno me lo sono messo su. Aumenta, riduce il rincuro delle armi e aumenta la velocità di ricarica. L'altra invece me lo sono messo sulla durata della mia abilità. Dura un po' di più. Ok, eliminati tutti i bastardi nell'aria. Qua c'è una bella cassettina. Ah, ma non si finiscono mai, raga. Si finiscono mai. Una bella cassettina qua, tra l'altro ci dà anche pure bella esperienza a prendere queste cose. Oh, uno scudo più forte del nostro, tra l'altro. Lo equipaggiamo direttamente e poi il nostro lo vendiamo. Ah, ecco, ora mi ricordo dove si trova la Scar, raga. Scar si trova qua. Io ho preso il primo registratore, ho perso una cassa. E ho trovato uno scudo migliore. E ora ci dirigo direttamente qua così battiamo pure il nostro carissimo Scar. Gli rompiamo il culo e troviamo la gamba del nostro vecchietto. Questo è uno skeg. Questo muore di fuoco, perfetto. Ok, non dovremmo essere lontani. Ecco Scar, ci tiriamo un paio di granate adesive. Oh, un po' di male gliel'ho fatto. Io direi di usare la nostra abilità. Facendo così lo incuriamo malissimo. Attenzione. Vediamo tutti quelli nell'aria. Mamma mia, guarda come siamo incazzati neri. Ok, l'abbiamo eliminato. Scar, ecco la gamba per TK e una pistola. Attenzione, questa sembra buona, vediamo. Ah, la lama sotto come la nostra, però è meglio la nostra in teoria. Vabbè, per adesso la usiamo. Là c'era una cassa, mi lotto un attimo in giro, vi faccio vedere cosa trovo nella cassa. Tra l'altro ho messo di nuovo il punto abilità, raga, sempre sulla velocità di ricarica e il rincuro delle armi, così possiamo usare poi in Sta roba futuro è mia. assalti, cose del genere. Niente di interessante. Un pompa 7x11, potrebbe essere forte. E qua finalmente si sblocca pure il passaggio per uscire. Vediamo se abbiamo altre missioni nell'aria, così io me le vado a fare. Per fare l'albero dobbiamo trovare in questa zona dei semi di fiore lama. Stiamo livellando tra l'altro, penso che se lo eliminiamo tutti i skeg dovremmo riuscire. Perfetto. Questo cecchino raga ha meno danni, ma guardate la cadenza, molto meglio. E una gamba per TK. Oh, fucile a pompa speciale, raga. Attenzione, possiamo già migliorarci parecchio, perché? Perché possiamo usare intanto questo qui al posto di questo. E questo qui poi lo vendiamo. Lo abbiamo trovato nella merda. Ha più danno, ma è troppo lento, raga.
E poi abbiamo trovato questo pompa che è speciale. Guardate i colpi. Vedi, questa è un'arma unica. È come avere un'arma leggendaria. Tra l'altro è molto forte. Vediamo, adesso lo testiamo. Bisogna sparare a terra, ovviamente. Devi seguire queste palline che rimbalzano così. Ok, raga, abbiamo consegnato le missioni. Abbiamo venduto tutto ciò che abbiamo da vendere. Abbiamo questo cecchino qui che ci hanno dato. Guardate che è molto più veloce a sparare. Ha 10 colpi nel caricatore. Tra l'altro una velocità di ricarica assurda. Oh, che cazzo. Mamma mia, raga, l'ho tranciato. È rimasto soltanto un osso. Va bene. Dai, rompiamoci il culo qua a Boned, così possiamo avere finalmente il nostro primo veicolo per spostarci. No, 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 no. È ora di distruggere questo mondo. Porca puttana, raga, qua ci moriamo. Oh! Che culo, meno male che avevamo sto cecchino equipaggiato, raga. Poi ho trovato un assalto man. Questa qui è l'arma che ti dà lui speciale, che è una mitraglietta che ha 12 di danno ma spara 2 colpi alla volta, quindi 24, vedete? E in più è veloce a ricaricare, a 60 colpi nel caricatore e ha questo mirino di merda che, vabbè, ce lo faremo piacere. Per il momento è la migliore mitraglietta che abbiamo. E qua c'è la cassa dove dovremmo trovare il pezzo del modulo. Eccolo qua. Borderlands non è un gioco che è bello proprio per la storia, attenzione, è un gioco che è bello giocare, basta. La varietà di armi, che tra l'altro trovo molto simile a Cyberpunk, proprio vedi che questa cosa di trovare un'infinità di armi incendiari con vari perk, con vari bonus. Ok, il furto di Bonend possiamo consegnare e finalmente abbiamo la nostra macchina. Oh, ma l'hanno cambiato qua. Possiamo decidere se abbiamo il lanciarazzi o così. La macchina ce la facciamo. Saluti, grande. Ci sono nuove missioni disponibili. Ehi, amico. Attenzione, guarda che bello. Una bellezza. Il mio runner non è la ragazza più bella al ballo, ma soddisfa ogni tuo desiderio. E non dimenticare di darci dentro. Solo così capirai perché la gente viene sempre al Catch a Ride di scooter. Perfettissimo. Prima però di fare la missione secondaria, quindi di andare dall'altra parte. Di fare il Peace Wash, dobbiamo saltare quel punto lì. Abbiamo altre due missioni secondarie che io mi andrei a fare a una botta, così almeno siamo più pronti. Patricia Tannis, consigliere scientifico DAL. Primo giorno sul pianeta Pandora. I miei superiori mi hanno assegnato a questo settore per trovare prove della presenza di tecnologia aliena abbandonata, simile a quella trovata dalla nostra concorrente, la compagnia Atlas, nelle rovine su Prometheus. Tecnologia che molti credono l'abbia resa la superpotenza di oggi. Fare una simile enorme scoperta qui su Pandora è altamente improbabile, ma i miei benefattori vi credono abbastanza da sprecarci il mio considerevole talento. Sono qui da appena 3 ore e mi sono già convinta che questo pianeta sarà la mia morte. Gli scienziati non dovrebbero andare a caccia di miti e leggende. 43esimo giorno su una Pandora, cassa. O almeno credo sia il 43esimo giorno che sono qui. È difficile abituarsi a questi cicli lunari. La rotazione giornaliera del pianeta dura 90 ore. Gli abitanti di questa palla di polvere salata sono i più ignoranti dell'intera galassia. Quando faccio qualche accenno scientifico a cose tipo la cripta, replicano con sciocche cantilene d'asilo o con lunghi racconti su un tizio che conosceva un altro tizio che a sua volta conosceva un tizio. E poi si incappa. Diamine, è appena saltato. Abbiamo fatto mentre il salto, ok. Runner. Ehi, bello, la prossima volta che lo rifai avvertimi. Pazzesco. Tra l'altro abbiamo un'altra missione secondaria. Dobbiamo travolgere 10 nemici. Ecco, qua ce n'è uno. Attenzione, questo qui è un duro. Guarda come lì. È OP l'auto, raga. L'auto è OP. Adesso abbiamo pure il cannone, eventualmente. Vabbè, Tannis è praticamente una che, lo dico in breve, odia le altre persone. Sono completamente asociale. Ed è la scienziata più intelligente di Pandora, in qualche modo. E poi nel 3 si scoprono altre cose, ma lo faremo. Allora, io sempre sbaglio, uso l'abilità. Abbiamo completato questa missione che ci dà solo esperienza. Così i diari nascosti, altra esperienza. Abbiamo la raccolta dei cristalli elettrici come nuova missione, sempre secondaria. Ovviamente dobbiamo fare rapporto a Zed per vedere le nostre nuove mosse. Vicino all'incrocio sulla strada verso la miniera incontrerai un tipo di nome Shep. Sledge ha scuoiato tutta la sua famiglia e ci ha fatto una tenda.
Shep è un bravo ragazzo. Apprezzerei molto se l'aiutassi. Ha scuoiato tutta la sua famiglia per farsi una tenda, ma poi ti dice che è un bravo ragazzo. Sicuramente, guarda. Beh, non sono incline ai complimenti, oh, ma hai fatto un mod per il magazzino personale. Significa che adesso possiamo mettere finalmente 3 armi equipaggiate. Ho capito, ho capito. Adesso infatti abbiamo 3 armi equipaggiate. Ci equipaggiamo il cecchino e l'assalto. Questo pompa di merda lo vendiamo. Questo non avrò una laurea in medicina. Quando ti avranno sparato sarai felice che io sia qui. Va bene, io direi di andare. Altre missioni qua non ne abbiamo. Come vedete la situazione attualmente è questa. E queste sono le missioni che abbiamo. Abbiamo quella principale e questa qui che è secondaria. In caso ce la potremo anche fare a una botta. Vamos, Ledge. Ha qualcosa di cui noi abbiamo bisogno e tu devi portarglielo via. Sledge è un uomo malvagio e ha fatto cose terribili alla gente di Firestone. Fai quello che va fatto. Perfetto. Ma prima di fare tutto questo dobbiamo incontrare che è la persona che vi dicevo prima. Lui ci darà altre missioni. Ship Sender si chiama. Eccolo qua. Mamma mia che guida. Buongiorno. Facciamo rapporto. Sempre che sbaglio. Oh, e abbiamo altre 3 missioni. Allora, la prima delle turbine. Perché il mio personaggio urla? Perché? Perché urli? Allora, la prima missione è più semplice di quanto sembra. Praticamente non dobbiamo fare altro che attivare le turbine sull'avamposto in cui prima abbiamo preso il registratore. Questa è la prima. Qua c'è la seconda. 2-3 missioni. Ok, la prima missione l'abbiamo completata. Queste sono piccole secondarie. E ti danno comunque esperienza. Ti mandano in posti dove magari puoi trovare delle cose. Guarda che bella mitraglietta abbiamo trovato qua. Che non l'avevamo vista prima. Minchia, 38 di danni, raga. Questa è più forte. Ecco, lo stormo dovrebbe trovarsi da questa parte. Eccolo qua. Lo facciamo direttamente con la macchina. Guarda, guarda qua com'è. Se ci mettiamo in una giusta posizione. Raga, queste acrobazie sono completamente a caso, ma ben finiscite. Mettiamo in una posizione tale da poter sparare. Sarebbe comodo. Perfetto, fatti tutti. Abbiamo completato pure quest'altra missione. Abbiamo soltanto i cristalli elettrici che dovremo consegnare poi a Firestone. E poi possiamo proseguire con la storia. Oddio, mica, i vermi ragno sono a livello più alto di noi, raga. No. 3 livelli di più. Allora raga, ho pensato di fare una cosa. Io per adesso me ne vado da qua, che sono livello 12, loro sono al 15. Sono tipo più corazzati, non morivano. Ho dovuto riavere il gioco perché uscendo da questa caverna prima laggavo come i pazzi. E l'unico problema è riavviare. Cioè l'unica soluzione è riavviare. Quindi niente, ho riavviato il gioco. Continua così. Arrivato a sto punto raga, dobbiamo fare solo la missione principale. Chiave delle miniere. Perfetto, andiamo a seguire la storia. Dovremmo andare qui, se non erro. Ah, di nuovo su sto capanno, ragazzi. Ci siamo andati 20.000 volte. Solo che adesso che ho riavviato ci siamo di nuovo in mezzo. Altre missioni. Vabbè, io per adesso vado avanti nella storia. Poi corto bene. Salendo qua. Poi qua. E poi qua dovremmo riuscirci. Ecco qua, riapriamo la cassettina. Queste sono uguali alle nostre. Questa è più debole, però è uno scudo elettrico. E questo è bene. Ci mettiamo un punto abilità sulla durata della nostra abilità. Ok, sono a livello 11. Troppo forte il cecchino, ragazzi. Qua queste cose. Man mano che voi usate le varie armi, andate a livellare questi perk qua. Per esempio a livello 2 vedi la precisione. Quindi più usate un'arma più diventate bravi nell'usarla. Quindi praticamente per quello all'inizio vi dicevo non conta il personaggio che scegliete per essere bravi con un determinato tipo di arma, perché poi in base a quella che usate di più si va a potenziare. Non sarete mai troppo efficaci con una pistola se non uccidete con la pistola. Io vorrei sviluppare un po' le abilità degli assalti, perché uno li dona a questo personaggio, dato che è grosso quasi quanto l'arma. Due, perché comunque gli assalti sono molto forti, raga, hanno danni, e se trovi l'assalto quello che ha pure tanta cadenza come una mitraglietta e tanta roba. Sono all'impatto, sono molto forti.
c'è la peggio strage. Attenzione, c'è un altro tiro. Possiamo veramente del nostro livello, quindi possiamo farcelo senza troppi problemi. Oddio, si sta suicidando. Si suicida, Espo. Ma cazzo, ce n'è uno qua, non lo vedo. Guarda dov'è, guarda dov'è. Stava picchiando il nulla. Qua siamo nel bunker, diciamo, di un bastardo. Mentre abbiamo venduto tutto quello che avevamo da vendere, possiamo proseguire. Guarda, palestrato. Che sono resistenti questi ragazzi, e là mentre è un livello meno di noi. Non muore, raga, non muore. Ah, sono livello 14. Il cazzo, è un livello in più. Questo sono un po' più duro. Ok, dai, ce la facciamo comunque, non è un problema. Siamo di qui. Non c'è nulla. Oh, la bomba, la bomba. Ma che culo, raga, ero morto. Quando esplode la bomba sono rispondato pure. Qua è libero. Un altro bastardo. Che bello Borderland, raga. Oh, una mitraglietta elettrica. Fa poco danno. Cioè non è che lo perforano, semplicemente proprio sono le armi più efficaci per i nemici che hanno tanto scudo. Mod granate, esplodono dopo aver toccato un nemico, queste sono sempre granate a impatto. Aspettiamo che finisce l'abilità così le proteggiamo direttamente. Come cazzo si va da sto clapper? Forse più avanti. Qua scendiamo, già che stiamo scendendo è buono, il clapper dovrebbe essere qua. Aspetta come non muore manco per il cazzo. Vai a fare. Ok, qua c'è il claptrap, raga. Praticamente ogni claptrap che troviamo morto ci fa trovare la... il kit di riparazione. Oh, cassettini. Questa roba è mia. No. Questi possiamo usare a livello 16, raga. Allora, c'è chi non fa cagare, però questa mitraglietta qua potrebbe essere interessante. Ma a livello 16. Il kit di riparazione si trova... pare che era sopra, dobbiamo ritornare sopra. Esatto. Perfetto, almeno possiamo curare il claptrap, raga. Che non mi ricordo cosa ci dava. Mi pare che erano interessanti, raga, le missioni dei claptrap. Il goccio la sangue, mamma mia, le ambientazioni, raga. Guarda che bello come si accampavano sti bambini. Delle perdite. Credi di avere delle perdite. Ecco. Aumenta la capacità del tuo zaino. Erano tutte cose speciali, vedi? Adesso posso contenere più armi nello zaino. Mi aumenta gli slot. Ah, un'altra cosa che mi ha dimenticato. Il claptrap ci apre anche sempre una stanza. Esatto, vedete? Ci apre sempre una stanza con delle armi. Granate più verde. Cosa ho trovato? Porca puttana, raga, a livello 16, un fucilozzo a pompa. Guarda, raga, guardate che... oddio, un'altra casa. Guarda che merda. È più lento a sparare, però ha più danni. Ah no, vabbè, era un giretto per andare a tempo. Guarda, è forte sto punto. Poco da dire. Ok, a sto punto, eccoci qua. Qua c'era un boss, raga, mi ricordo anche che era abbastanza duro questo. Eccolo qua. Psycho anabolizzato. Vabbè, lui è abbastanza grosso, possiamo mirare lui. Il psycho piccolo vi consiglio di lasciarveli eventualmente morire per fare un po'. Porca puttana. Dai. Ma mi sono bagnato male, raga. Dai, che manca poco. Quella puttana. Infatti, raga, mamma mia, la strage.
Cos'è? Oh, che scudo. Minchia, sei più forte del mio. Siamo full, tra l'altro, pieni di roba. Cioè, la chiave della miniera, minchia. Che sarà che... Oh. Adesso dovresti riuscire a entrare nella miniera. Oramai niente ti impedisce di raggiungere Sledge. Ho fiducia in te. Perfetto. Ragazzoli, io direi che per questo episodio ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio dobbiamo andare a vedere chi è sto Sledge e sicuramente romperci il culo. Alla prossima, vedemi.